La domanda dei miti da sfatare di oggi è: per dimagrire devo fare tanti addominali? La risposta è tendenzialmente no, ma andiamo insieme a vedere il perché. Sette, 18, 19, 20. Uff, fatto. Amici sportivi di Endo Channel, benvenuti a una nuova puntata di Miti da Sfatare. Oggi di cosa parleremo? Parleremo di addominali, croce e delizia di tutti noi e il sogno proibito di ogni atleta che vuole un fisico scolpito per togliere quel grasso addominale che è antiestetico e quando è tanto è anche molto dannoso. Oggi andremo a vedere se fare gli addominali aiuta davvero a dimagrire. Allora, partiamo dal presupposto che chi ha più muscoli ha più dispendio energetico. Ma allenare solo la parte addominale non basta, anzi, potenziando gli addominali, quindi aumentando il loro volume, e mantenendo lo stato di grasso superficiale non faremo altro che aumentare la nostra pancetta. Non va bene. Quindi aumentare la massa muscolare va bene per aumentare il dispendio energetico, ma non solo in un punto localizzato degli addominali, bisogna aumentarle in modo armonico. E comunque non basta. Dobbiamo abbinare un regime alimentare equilibrato, come suggerisce il nostro amico Yader Fabbri, o qua, e abbinare un'ottima attività aerobica che è funzionale proprio al consumo dei grassi. Mi riposo un attimo. Allora, parlavamo di attività aerobica, qui siamo su Endo Channel e si parla di sport di endurance, perciò sceglietevi uno sport che già praticate o che comunque vi faccia sudare, che sia il nuoto, il ciclismo, lo sci di fondo, e praticatelo in questo range che è tra il 60 e il 75% della vostra frequenza cardiaca massima. In questo range voi avrete il massimo consumo di grassi. Insomma, per dimagrire dobbiamo fare solo addominali? No! Tonifichiamo il corpo, abbiniamo un regime alimentare equilibrato e attività sportiva aerobica e saremo dei figurini. Io continuo ad allenarmi, voi iscrivetevi al canale Endo Channel e non perdetevi i nostri nuovi video. Ci vediamo alla prossima puntata di Miti da Sfatare. Ciao!